come sarà una particolare zona nel 2022? Si guarda al futuro, perché il futuro è ancora tutto da disegnare ed è il momento in cui si mettono in campo i propri sogni, come si vorrebbe che fosse. Beh, poi se naturalmente si deve fare gli esami con quello che c'è attualmente, e così si può ridisegnare attraverso un percorso di democrazia partecipata un'intera area fortemente urbanizzata negli ultimi 20 anni in maniera piuttosto veloce e radicale. Stiamo parlando della zona dei cosiddetti quartieri a nord della città di Livorno e dell'area di Stagno, della comune di Colle Salvetti. Fatto sta che negli ultimi anni qui grava la maggior parte delle presenze di strutture di carattere industriale, come il porto, le infrastrutture ad esso collegato, non pochi centri di smaltimento di rifiuti e poi una vera e propria pioggia di attività di piccole e medie imprese. Hanno cambiato in questo caso l'area dell'ambiente e appunto Parteciparia è il progetto che è stato promosso dalla provincia di Livorno attraverso Provincia Livorno Sviluppo insieme ai comuni di Livorno e Colle Salvetti. Questi hanno dato vita a Parteciparia, progetto cofinanziato dall'Autorità per la Partecipazione e il Consiglio regionale della Regione Toscana. Alle spalle vedete veri e propri tavoli costituiti da comitati, da cittadini semplici, da aziende. Queste rispondono come vorrebbero l'ambiente, come è attualmente l'ambiente, mediante l'utilizzo anche delle esperienze dei tecnici, dei dati rilevati, costruire le future di quest'area. E come si svolge questo percorso? Il percorso prevede una prima fase nella quale chiederemo ai partecipanti, che sono cittadini, imprese, associazioni di categoria, tecnici esperti, ARPAT, ASL e comitati, di esprimere la loro visione del futuro, cosa immaginano che possa essere quest'area da qui a 10 anni, quindi costruire una sorta di immagine nel tempo di quali possono essere gli obiettivi dal punto di vista economico, sociale e ambientale dell'area del nord di Livorno. Quindi su questo noi li aiuteremo anche con delle tecniche di visualizzazione, con delle tecnologie dove le persone hanno la possibilità di lavorare come se fossero in una chat collettiva nella sala, visualizzando in tempo istantaneo tutte le informazioni che emergono e su queste costruire un terreno comune per azioni future. La prima fase vede tutti i chiamati a interagire tra loro, concludendo con una visione prospettica del futuro pessimista. Ma oltre all'elenco delle impressioni negative, emergono e vengono messe in comune, in risalto, le speranze, la visione positiva che si può ottenere per combattere, vincere, abbattere l'inquinamento ambientale. Ma come? ARPAT interviene e presenta i dati da essa raccolti in merito alle centraline di monitoraggio. Le informazioni sono sufficienti? Non abbastanza, dovrebbero essere incrociati i dati anche sulle patologie nella zona per vedere se realmente i limiti di legge che le centraline dicono di rispettare sono sufficienti, perché le patologie sono un indicatore sui malesseri, le malattie della gente, che Livorno è dimostrato che rispetto alla media regionale ha delle patologie tumorali superiori alla media regionale, quindi quello è un indicatore rilevante, non le centraline, la cui legge può essere abbassato come range il cui livello misura la centralina. Ma le informazioni possono essere anche sufficienti riguardo all'aria? Sicuramente con le centraline che ci sono in città può darsi che siano sufficienti. L'importante è sapere se, quando il valore viene superato, che cosa mette in atto il comune, in questo caso, per poter evitare che il cittadino abbia dei danni alla salute. Sì, i dati sono decisamente sufficienti, anche se sono un po' diffusi, nel senso che occorrerebbe avere più indicazioni sulle singole aziende, cosa che i tecnici li hanno ma non i cittadini, questa è una cosa. E quindi potremmo modificare anche un po' il sistema di divulgare le informazioni sia a livello locale sia anche a livello regionale, quindi integrando le varie singole interazioni che ci sono fra le varie singole aziende di tutta la regione, sarebbe interessante.
E così, dalle visioni future e l'identificazione di punti di convergenza tra i vari gruppi per il miglioramento e l'integrazione dell'informazione attraverso come si reperiscono i dati, come si aggiornano, come si comunicano in maniera chiara e divulgativa, si passa alla fase 3, come si realizzano le proposte e quali sono le priorità e la mappa di azioni da svolgere. Durante tutti gli incontri, viva la partecipazione dei tecnici dell'ARPAT che hanno supportato i gruppi di lavoro con informazioni specifiche che sono state l'humus di base da cui partire. Alla fine i gruppi hanno dato vita ad un insieme di progetti di minore o maggiore respiro, indirizzati a percorsi tematici dal punto di vista urbanistico, della salute, dell'attività produttiva, del verde, dell'ambiente e delle infrastrutture. Sicuramente la provincia, promuovendo questo progetto Parteciparia, ha voluto darsi un obiettivo ambizioso. Noi come circoscrizione abbiamo offerto anche altri momenti di partecipazione ai cittadini perché ce li hanno chiesti, perché ci hanno sottoposto alcune esigenze legate alla qualità dell'aria, ai trasporti, a problematiche appunto ambientali. Credo che questa sia stata un'occasione importante. I gruppi di lavoro hanno prodotto idee, hanno prodotto proposte, qualcuna di largo respiro, qualcuna anche di insomma, più contingenti. Sì, il lavoro dei tavoli che si è appena concluso arriverà nei nostri uffici e naturalmente in relazione a quelle che sono le varie tematiche che sono state toccate verrà distribuito ai vari uffici. Ci saranno vari uffici che saranno chiamati a valutarli sia a livello provinciale ma anche a livello comunale. Le ASL, l'ARPAT stessa interverrà a valutare il lavoro fatto per trovare poi insieme delle soluzioni nella pianificazione territoriale, nelle autorizzazioni che rilasceremo, anche nel monitoraggio della qualità dell'aria che ci viene richiesto con insistenza di incrementarlo. L'incontro tra la provincia promotrice e i soggetti chiamati e interessati dà un primo esame dei risultati convenuti, sui quali però bisogna proseguire. Sì, perché i temi che ci hanno sollevato coloro che hanno partecipato al progetto sono temi complessi che necessitano uno studio approfondito. Per cui come enti elaboreremo un piano d'azione con il quale ritorneremo con i partecipanti al progetto per condividerlo e per poi passare dalle giunte provinciali del Comune di Livorno e del Comune Colle Salvetti perché questo lavoro abbia anche un imprint politico molto forte da poter essere utilizzato nel futuro nel governo di questi territori.